Vittorio Sgarbi, nel corso della conferenza stampa all'Hotel Wagner di Palermo, chiarisce il coinvolgimento nell'inchiesta Salus Iniqua dell'ex deputato regionale democristiano Pino Giammarinaro e dichiara: «Considero conclusa la mia esperienza a sindaco di Salemi. I prossimi atti saranno solo di semplice amministrazione. Non mi ricandiderò alla carica di sindaco e rinnoverò integralmente la giunta per concludere la legislatura. Sono stati spesi soldi pubblici per spiarmi, intercettarmi, seguirmi. Non mi sento minacciato dalla mafia, ma dall'antimafia. E da oggi, oltre a me, parleranno i miei legali». È così che ci siamo giocati anche Vittorio Sgarbi. Salemi oggi ospita i capolavori dell'arte, si è arricchita di musei, di eventi che l'hanno consacrata capitale dell'arte in Italia, ma soprattutto ha rappresentato, seppur per poco, una terra di siciliani con la voglia di fare bene la Sicilia, come un sogno trionfale nel panorama mondiale. Professore Sgarbi, per molti siciliani la Sicilia è una terra meravigliosa. Da tutto questo polverone, la cosa che maggiormente Oliva, va hai visto l'Antonino? offesa. No, io sono ovviamente, non l'ho potuto dire, la conferenza stampa aveva una sua natura drammatica, ma non ho niente contro la Sicilia, ovviamente. Penso che la funzione pubblica sia qui pericolosa e comporti i rischi di cui ho parlato, perché uno che fa tanto come io ho fatto, anche oltre quello che mi era stato, non dico chiesto, ma era stato pensato che potessi fare. E poi si vede messo lì perché non vuole la scuola materna, cioè una cosa, non lo posso sopportare, mi fa orrore. Cioè, l'idea che la polizia utilizzi le sue energie per fare cose di questo genere mi fa orrore perché trovo che è un atteggiamento mafioso nella sostanza, cioè l'idea di creare il sospetto su qualcuno, dire che incontrare il proprietario di un albergo è un reato, alzare il bavero è un reato, ma che c'è mai, non lo sopporto. Quindi una volta che ho letto quelle intercettazioni ho preso atto dell'inutile spesa per un risultato sbagliato e di trovare che l'attività pubblica e democratica in Sicilia è impossibile. Possibile a qualunque livello, quindi io non la intendo più fare, intendo andarmene e farla in provincia di Reggio Emilia o di Mantova o di Ferrara, dove uno fa, e se qualcosa non accade perché non ci sono i soldi, fine, no? Perché c'è la regia occulta. Aveva un grande sogno per Salemi. No, avrei fatto il sindaco come ho fatto Salemi in qualunque altra parte d'Italia. Lì c'era una condizione favorevole determinata da un lato da questo bellissimo centro storico, su cui appunto l'idea delle case è un euro. Poi c'era l'idea che mi è venuta nel Museo della Mafia, che è un'idea che potevo fare anche altrove, e soprattutto c'era il centenario, il 150esimo dell'Unità d'Italia, che io ho usato come rilancio della città. D'altra parte, tutti i giorni in televisione, tutti i giornali del mondo che ne hanno parlato, e poi non viene ripagato, quelli che ti pedinano, non si può sopportare. Cioè questi qui, il questore si deve dimettere, si deve vergognare di scrivere quelle idiozie, perché uno che è laureato, che fa il questore, non può scrivere quelle idiozie, non può farsi il film della regia occulta, deve andare, non dico dove, non Con se lo tutta può fare. sincerità, professore Sgarbi, qual è il futuro oggi della Sicilia? Pessimo. Quali soluzioni? Nessuna, non so, non so, non ho idea, non vedo né sindaco, basta vedere la regione che avete, insomma, la regione in cui la politica non conta niente, uno si allea la mattina con uno, la sera con un altro, non c'è niente di. La democrazia non ha nessun significato, viene inquinata sia sul piano politico sia sul piano giudiziario, perché quello che si legge è incriminare uno perché fa consigliere comunale, non lo so io, dice, si è riunito con il consigliere comunale, qui mi devo riunire, non so, non capisco. Quindi trovo che sia molto, molto, molto difficile. Ero più ottimista, ovviamente. Devo dire che Toscani l'ha capito prima di me. Ma io devo dire, se non avessi letto questa citazione, avrei pensato che Toscani era uno stronzo e basta. In realtà, lui stesso, pur avendo prima chiamato tutto mafia, adesso dice: ma che mafia? È burocrazia. Perché chiamare mafia Giammarinaro è una presa per il culo, cioè non c'entra niente. Ma non perché io devo assolvere lui, perché non puoi far diventare una pulce un elefante, non puoi. Però se lo fai, evidentemente avrai o interessi o incoscienza. Ora, se hanno interessi, quelli della polizia fanno una cosa terribile, se sono incoscienti, non sono dei buoni poliziotti, mi pare evidente, no? Speriamo che questo grande polverone si possa abbassare, che lei possa ritornare nelle sue No, decisioni. beh, ritornare, l'attività la voglio fare fino in fondo, non voglio andare, certo, però siccome non sono obbligato a ricandidarmi, non mi ricandido, dopodiché faranno sindaco uno che piacerà moltissimo al questore o al prefetto e buonanotte, insomma. Ma non è certo che io ho nulla contro la Sicilia, ma questa lettura di atti normali come atti criminali mi ha profondamente offeso.
Devo dire che non sarebbe capitato a Bergamo, a Forlì, non può essere che se uno va in un albergo, o Pedino, io ci ho incontrato il proprietario dell'albergo, e che cazzo devo incontrare dell'albergo?